È Seal True Silver, Seal True Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti ragazzi, dunque mi ero messo a raccogliere un po' di materiale in giro per il gioco e mi ha sbloccato cose importantissime e si è sovrascritto ragazzi, quindi in questo bidone dell'immondizia trovate un indizio di Lottie Paxton, no? Vediamo se intanto che è appunto questo. Che si è sempre rifiutata di aiutare i Wetwood Boys, malgrado le loro minacce. Ora, proveremo a fare una domanda riguardo di questa cosa, quindi vi ho fatto vedere il... Ecco, lì è fuori Lotti. Quindi proveremo a parlargli adesso, Lotti. Glad to see you again, Mr. Reed. Domande personali. Mi parli delle minacce della gang. Lotti. Tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Allora, ammiro suo coraggio. I respect your courage, Miss Paxton. And I hope life will never wear you down. Dr. Reed. You know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Allora, come vedete, abbiamo fatto appena una nuova domanda a Lotti, ma non abbiamo scoperto nient'altro. Fatto sta che adesso dobbiamo muoverci. Qui abbiamo altro per individuare l'entrata delle fogne. Vediamo se potremo passare di qua, ma non credo, è tutto chiuso. Quindi dobbiamo uscire fuori da questo ingresso principale, giustamente. Intanto raccogliamo i team. E da qui, in teoria, vedete che abbiamo... Pardon, ingrandiamo. Allora, possiamo andare dritti e poi scendiamo, in qualche modo ci arriviamo. Penso si faccia così. Allora, passiamo di qua. Ovviamente, signori, vi anticipo subito che dovrò compulsivamente chiamare più volte la mappa, perché se no mi perdo, è ufficiale. Allora, adesso qui scendiamo e proseguiremo a sinistra. Potevamo anche teletrasportarci di là, ma noi proseguiamo di qua. L'ingresso delle fogne deve essere vicino, anche se ce lo segnala sotto. Vedete, le reclute di Prilden sono sotto, quindi proviamo a passare di qua e poi proviamo a trovare una strada che scenda. Una serie di sali scendi pazzeschi, questa zona non è semplice da amministrare, però siamo sulle rive del Tamigi, secondo me andiamo bene. Che mi fa pensare che le fogne siano vicine, vedete? Ricarichiamo il fucile. Ok.
Che sia lì l'entrata delle fogne. Ebbene sì, signori. C'è qualcos'altro da prendere in giro? Qua c'è qualcosa. Non mi addentrerei oltre in quella zona lì. Ok, ci stiamo avvicinando anche all'uomo nascosto nelle fogne in qualche modo, eh. Sembra che sia questo l'ingresso giusto. Ma ci hanno messo dei nemici lì davanti, ci stava, eh. Ora vediamo, vediamo come avanzerà tutto. Innanzitutto andiamo a fare la missione secondaria, anche dell'uomo nascosto nelle fogne. Sempre se non arriviamo tardi, se non è già morto. Ecco qui. Allora, siamo saliti ancora di punti esperienza. Guardate come vanno su. Allora, esplorare le fogne. Sicuramente, siccome è cambiato il nostro obiettivo, direi che siamo nella strada giusta, perché adesso non c'è più trova l'ingresso, ma c'è esplorare le fogne. Qua sotto, come sapete nello scorso episodio, il nostro caro amico Beware, il nostro caro amico It's locked, all right. Sean Hampton, o comunque il vampiro buono, lo Sky buono, ci aveva detto che una volta qua sotto avremmo capito tutto. That doesn't work. Ditemi che c'è un enigma ambientale da fare, eh. Odio i puzzle ambientali. So that's it. These wheels control the water level. Abbiamo aperto due valvole dell'acqua, come avete visto. Possiamo scendere anche di sotto, eh. Però con il tutto lagato non possiamo andare oltre, credo. Forse no, possiamo scendere qui. Io, ragazzi, ho paura che sia veramente un dannato enigma ambientale. Perché vedete che possiamo rigirare. That doesn't work. Ma proviamo a chiuderle entrambe. Chiude. Là c'è qualcosa che gli blocca la chiusura, avete notato? That gate should shut properly now. Ok, dovevamo sparare, ragazzi. Semplicemente quello. Sì, funziona, signori, funziona veramente. Perfetto. C'era solo da capire che c'era da spararci attraverso. Adesso sono abbastanza curioso di capire perché siamo stati indirizzati qua. Sangue. Proiettili, ok.
non possiamo tirarli. Allora, continuo a dover esplorare le fogne, mentre io sto anche cercando l'uomo che si nasconde qua. Quindi fatemi vedere la mappa. Come vedete è molto grande la zona. Mi preoccupa di più il dover uscire dalle fogne. This is despicable. Però vedete che io stavo seguendo una strada che poi passa di là. Di sangue, appunto. Giustamente qualcuno. It's locked. Dobbiamo fare. È uno shortcut quello. Pensiamo un attimo, Jonathan, prima di buttarci in mezzo in un mondo. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn. Or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. So learn to respect the laws of Ascalon. Allora, dobbiamo vederci a conferma. Ok. Hai visto il potere da far ribollire il sangue. È già morto Ferkal. Sconfiggi la bestia, ragazzi, il nostro trofeo. Dovevamo ammazzare Ferkal sostanzialmente. Allora, l'uomo deve essere da qualche parte qua attorno. Quindi, l'unica strada credo che sia questa. La porta è stata sbloccata. At least one skull escaped Fergal's wrath. Ci stiamo allontanando dal nostro secondario obiettivo, eh. Fatemi andare ancora un attimo qua per capire se 50 metri, 60, 32 qua dietro, eh. Però non è raggiungibile, dovremo fare un altro giro, molto probabilmente. I cannot enter. No, dobbiamo fare tutto il giro. Beh, ragazzi, sentite, prendiamo l'unica strada possibile. Da qualche parte ci condurrà. Qua è tutto chiuso. Giusto per ispezionare ogni singola possibilità e non lasciarci indietro quasi niente. O almeno cercare di non lasciare indietro niente. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Non credo che sia andato di qua. Ecco le altre tracce di sangue. Cosa qua da poter prendere?
da qui dove venivamo prima, vedete, possiamo, abbiamo un teletrasporto rapido da qui a là. Cioè teletrasporto, comunque un viaggio di quelli con il salto vampiresco, come lo vogliamo chiamare. Sconosciuto e sconosciuto, guardate. Deve essere l'uomo nascosto nelle fogne che stiamo cercando e un'altra donna. Forse la donna che è stata risparmiata da... La comunità di vampiri. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Chi è questa donna? Ragazzi, qui si apre la possibilità di infinite. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Allora, mi manda Sean Hampton. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Aegon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Aegon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Perché quel creatore ti stava inseguendo? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Cos'è Fergal? What the hell was that thing? He wasn't an Aegon or a Skaur. They are known as Vol'kod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Che cos'è questo qui ab Ascalon? What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Sean Hampton voleva che trovassi te. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Allora. Ci si può fidare di lui? Sean is a Skaur. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack. But her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Oh, ragazzi, Bridget. Tutti questi sconosciuti, dubito che potremmo parlarci. We're at your mercy. Will you end us? Oh, Bridget, allowed me to wander above some years back. It was a pleasant. Sostanzialmente è una comunità di Skaur che sta mantenendo il raziocinio questa.
Ascalon has stalked us for ages. Cos'è Ascalon? È un gruppo di vampiri molto antichi, da quello che abbiamo capito. Your place is not here. Che sia qua dentro. Ecco Harriet. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Allora, perché ha inscenato la sua morte? Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. È fuggita con Sean Hampton? Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Le piacciono dolore e sofferenza. You take pleasure in causing so much pain and sorrow. Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Come si sente? How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over. And over again. Può mangiare o bere? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. È doloroso? Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Perché è venuta qui? Why did you come here? And why not? This is where I live now. You'd leave me be. Vuoi restare qui? So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Obbedirà alla vecchia Bridget. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Ho una domanda importante. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Allora, siamo entrambi non morti. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Chi era quell'uomo assassinato? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Allora, mi parli di queste shadows. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick,
deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Allora, abbiamo trovato un campione di sangue robusto. Qua abbiamo della lore, ragazzi. La supremazia degli Ekon, nuovo collezionabile. Non è una coincidenza che gli Ekon siano i vampiri più eminenti e numerosi. Gli Ekon rappresentano la vera aristocrazia tra gli immortali e, se posso aggiungere, sono gli unici capaci di restare in cima alla catena alimentare. In tutti i luoghi che ho visitato ho incontrato solo Ekon a capo di società mortali e immortali. Gli Ekon sono vampiri più umani, saggi e istruiti. Ma non fraintendetemi, non ho nulla contro le specie più insolite, come ad esempio i Vulkod, come era Fergal, che condividono la nostra immortalità. Buon parte di loro si rivela utile, se adeguatamente indirizzata verso un obiettivo chiaro. Tuttavia, mancanza della caratteristica più importante di tutte, la capacità di mescolarsi agli umani senza essere identificati. Ci credo sono altri 2 metri e passa, quindi. Pertanto, il Club Ascalon accetterà solo gli Ekon del più alto lignaggio come membri. A seconda delle circostanze, i Vulkod potrebbero essere accettati come mastini da guerra o da caccia, fin tanto che rispetteranno la nostra legge. Fortunatamente, questi nostri parenti inferiori hanno la naturale tendenza a sottomettersi ai loro padroni. La legge di Ascalon di Lord Redgrave, fondatore. Ragazzi, e facciamo altra esperienza. E qua abbiamo altre scelline. Allora, come vedete, possiamo raccogliere qualcosa da qui e possiamo uscire fuori. E abbiamo la signora che ci aspetta. Quindi io non so, penso che ci sarà un lungo dialogo tra noi e lei. Quindi molto probabilmente io vi saluterei qui. Dopo che abbiamo trovato Harriet Jones, che è ancora viva, ma come vedete abbastanza deformata dalla non morte, o forse una mia congettura, io vi chiedo, se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando signori, lasciate like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando metterò online un nuovo episodio di, appunto, Vampire, che mi sta prendendo sempre di più. Abbiamo visto anche una boss fight, abbiamo fatto un trofeo in questo episodio. Che volete di più? Non lo so, vediamo come va avanti, perché io sono veramente curioso di sapere cosa accadrà in futuro.